questo attesissimo campionato è un match tutto romano, un derby capitolino. Si affrontano due ragazzi di borgata, come si dice, due ex amici, sono due pugili che hanno praticamente cominciato l'attività pugilistica insieme. Per 13 anni si sono allenati nella stessa palestra, hanno fatto molte cose insieme, poi, come succede molto spesso della vita, le strade si sono divise e ora si affrontano in un match molto equilibrato sulla carta, un match praticamente senza pronostico. Sapete che Roma è stata protagonista di grandi battaglie del ring e proprio qui a bordo ring abbiamo due protagonisti del pugilato del passato, Giulio Rinaldi e Fernando Iannilli, eccoli qua. Giulio Rinaldi qui tra l'altro fu protagonista di due memorabili confronti con uno dei grandi del pugilato mondiale, Archie Moore. Correvano gli anni? È 1960, a quell'epoca e lui era il campione del mondo, logicamente, e io cercavo di non fare la vittima. E a Roma ci sono riuscito, si può dire che ci sono riuscito anche a New York, soltanto che sono stato un po' manomesso, diciamo così, e il titolo non l'ho portato a casa, ma neanche le botte. Grazie Rinaldi. Iannilli è tra l'altro protagonista di incontri bellissimi al famoso teatro Iovinelli, vero? Ne ho fatti molti là io, poi ci sono delle commedie, delle cose burrascose dal pugilato, che una sera sono dovuto scappare via perché mi seguivano con i bastoni eccetera eccetera, ma in tutti i modi per me, che io ho fatto 360 combattimenti in tutta la mia carriera, io ho vinto la cintura Marcia Zardà eccetera eccetera, sono una vita bellissima, una vita bella. Complimenti, grazie Iannilli, grazie. Chi vince secondo voi? Io vedo questo qua. Se sta, no, Galvano. No, che gira, se gira non vince. Hai capito come? Sentiamo Rina. Ma io mi auguro che vinca il migliore. Grazie, grazie. Andiamo avanti col nostro lavoro. Allora i due pugili sono già sul ring. Sul ring è anche l'arbitro del combattimento, che è Ciminale. I giudici sono Ceccarini e Scarso. Vedete inquadrato Mauro Galvano, che gli amici chiamano il Rocky del Colosseo. Galvano è di Fiumicino, ha quasi 30 anni, mentre Vincenzo Nardiello ha 27 anni. Vediamo un po' il record di questi due ragazzi, l'avete visto? C'è da dire che Mauro Galvano, vedete inquadrato Nardiello con la sua scheda. Parliamo allora di Nardiello. Bene, Nardiello, lo ricorderete, fu protagonista di una match che lo portò alla ribalta internazionale alle Olimpiadi di Seul. In semifinale fu battuto, fu rapinato però del verdetto dal coreano Park Si-un e Nardiello si scatenò alla fine del match contro la giuria. Quelle immagini furono riprese dalle telecamere e girarono tutto il mondo. Nardiello ha un record di 26 incontri, 24 vittorie, 2 sconfitte. La prima l'ha subita con Cordoba a Parigi nel dicembre del 91 per il mondiale, la seconda sconfitta con Ray Claus per l'europeo dei supermedi. Ed eccoci a Mauro Galvano di Fiumicino, dicevamo, ha quasi 30 anni, 29 incontri, 24 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte. Ha perso 2 volte con Nigel Benn per il mondiale dei supermedi e una con Beia per il titolo italiano dei medio massimi. Aveva infatti fallito il titolo nei medio massimi, il titolo nazionale. Galvano poi è sceso di categoria, è passato nei supermedi ed ha conquistato il titolo mondiale dopo essere divenuto prima europeo contro Keylor. Ha conquistato, dicevo, il titolo mondiale Galvano contro Matteoni il 15 dicembre del 90 a Monte Carlo. Poi ha difeso il titolo più volte Galvano, prima con Esset, poi con Jimenez, e l'ha perso proprio qui a Marino nell'ottobre dell'anno scorso contro Nigel Benn. Con Benn ha avuto anche una rivincita a Glasgow quest'anno all'inizio dell'anno, ma anche a Glasgow è stato battuto ai punti Galvano. C'è da dire che proprio nel finale, agli ultimi secondi, Galvano stava mettendo KO l'avversario. Ed eccoci all'inno nazionale, uno solo ovviamente, quello italiano di Mameli, considerato che i protagonisti sono tutti italiani. Ascoltiamo.
dobbiamo dire che per quanto riguarda il pubblico c'è un po' di delusione sotto questo aspetto, nel senso che si pensava che i supporters dei due pugili accorressero in maggior numero. Le tifoserie tra l'altro di questi due giovanotti sono abbastanza calde, molto passionali, come del resto è nella tradizione un po' romana. E tant'è vero che si è cercato in ogni modo di dividere i tifosi, i sostenitori di Galvano da quelli di Nardiello. Per sottolineare il clima polemico di questo combattimento c'è da dire che Raffaele Nardiello, il padre del pugile che combatterà stasera, è stato per molti anni l'allenatore, il maestro di Mauro Galvano, il pugile che vedete ora di spalle. Poi c'è stata la rottura, quindi potete capire che tipo di situazione polemica si è creata tra i due clan. Il match, dicevamo prima, è praticamente senza pronostico. Galvano è un mestierante del ring, è un pugile che cammina molto, ha buone gambe e anche svelto di braccia, non è un picchiatore, però è un buon tattico, sa amministrare bene i match proprio sul piano della strategia. Nardiello è invece pugile dotato di grande temperamento, ha nella efficacia e appunto nella sua aggressività le carte migliori. Quindi dobbiamo dire che sotto questo aspetto dobbiamo dare le stesse percentuali di successo all'uno e all'altro. Difficile stabilire se il match, sempre sul piano della previsione, finirà ai punti. Certo che se la soluzione dovesse essere prima del limite, è più possibile che sia a favore di Nardiello. Il pugile ora inquadrato. Con Nardiello all'angolo ci sarà Bruno Arcari, non c'è Rocco Agostino che è squalificato. E Rocco Agostino, per aggiungere un'altra nota che ha creato molte discussioni fra i due clan, Rocco Agostino era stato il manager di Galvano, poi c'è stata una rottura tra i due ed è diventato il manager di Nardiello. Con Galvano all'angolo ci sarà il manager di Ligiardi e il maestro Piatti. Tutto è pronto, quindi tra qualche istante, per l'organizzazione di Elio Cotena, avremo questo europeo dei supermedi tra Mauro Galvano e Vincenzo Nardiello. Il titolo è vacante. Ciò non significa che necessariamente dovrà esserci un vincitore, perché anche nel campo europeo, così come per i titoli italiani, ormai si può dare il verdetto di parità anche se il titolo è vacante. L'arbitro, vi ricordo ancora, è Ciminale di Capua. Sta per cominciare il match, quindi dal Palazzo del Ghiaccio di Marino, Galvano contro Nardiello, europeo dei supermedi. Vi ricordo che Nardiello è un guardia destra, Nardiello ha pantaloncini azzurri, Galvano ha pantaloncini con i colori della bandiera italiana, bianco, rosso, verdi. Comincia il match. Subito a centro ring è Nardiello, che ripetiamo è un guardia destra, vedete, protende il destro. Prende l'iniziativa Nardiello, porta i suoi colpi in serie su Galvano che era fermo alle corde, rimane all'angolo Galvano, aspetta l'avversario che scarica i suoi colpi, la maggior parte finiti sulla guardia di Galvano. Poi ha risposto Galvano con qualche colpo dritto, andato a segno. Pronto, Mauro? I due si conoscono molto bene, molto spesso in palestra hanno fatto i guanti. Insieme, il gancio sinistro di Nardiello è andato a segno, un po' fermo, un po' statico in questo inizio di match Mauro Galvano, l'ex campione del mondo. Attacca Nardiello, va a segno col destro dritto, vedete questo testa a testa, poi prova il gancio destro in uscita Galvano andando fuori misura. Sulle
destro dritto di Galvano è andato a segno. Ed eccolo ancora Galvano subire l'azione di Nardiello dalle corde. Aspetta molto, troppo forse, l'avversario Galvano. Partito il colpo di Galvano dopo il break, vedete, si è scusato Galvano. La sensazione che abbiamo in questo primo round è che tra i due il più in sintonia col match è indubbiamente Nardiello, più sciolto Nardiello, mentre vediamo un Galvano ancora bloccato e segnato allo zigomo sinistro Galvano. Ancora Nardiello dalla corta distanza. Attacca ancora Nardiello, porta i colpi a ripetizione. Vedete come Galvano lo sfida proprio a insistere, a venire avanti. Poi risponde Galvano col suo destro. È finita la prima ripresa, una prima ripresa che ha visto un Nardiello molto incisivo. Si sapeva che Nardiello avrebbe pressato. Sentiamo l'angolo di Galvano. No, la stavo bene. Ascolta, ma questo è un cavolo. Senti, non lo fa lavorare tanto, devi sempre lavorare col sinistro, anticiparlo. Quando viene lui, prova a mettere il destro sotto e il gancio sinistro sopra. È tutto aperto sotto, ricordate che il mancino, il fegato ce l'ha davanti. Qui, subito il destro e il gancio sinistro, come viene, capito? Okay. Anticipa. Poi devi cerca di non farlo lavorare. Oh. Devi cercare di prendere te. Ricorda che se perdi match proprio per ferita, non te chiude qui a piedi colpi sui punti. Avete sentito l'interessantissimo dialogo tra Mauro Galvano e il suo maestro Piatti e così il procuratore Billy Giardi. È stato raccomandato a Galvano di non far lavorare troppo Nardiello, giusto il suggerimento dell'angolo, e siamo alla seconda ripresa. Prima ripresa per Nardiello. Cerca di lavorare col jab sinistro Galvano. Galvano è sulla destra del teleschermo, pantaloncini tricolori. Buono il sinistro di Nardiello, l'ha sentito Galvano, costretto a subire l'azione di Nardiello, poi ha risposto Galvano che ha comunque sentito il sinistro di Nardiello. Si accende il match, c'è la reazione di Galvano e si scalda anche il pubblico del Palaghiaccio di Marino. Reazione d'orgoglio ma scomposta da parte di Galvano. Troppo fermo sui colpi, Galvano ha subito il sinistro preciso di Nardiello. Cerca ora di prendere l'iniziativa Galvano. Reazione d'orgoglio da parte del pugile di Fiumicino. Sinistro, destro, sinistro di Galvano, a segno al volto. Ancora Galvano a segno, poi risponde Nardiello. Vedete come prepara i colpi Nardiello, andando a segno, e vedete i segni di Nardiello sul volto di Galvano. C'è l'intervento dell'arbitro Ciminale, che dice a Galvano di non parlare durante le fasi del match. Inizio favorevole a Nardiello, prima ripresa per lui, e anche questa seconda ripresa sembra volgere a suo favore. Attacca ancora Nardiello, sostenuto dal pubblico. Inizio molto difficile per Galvano,
che è partito troppo lento, troppo bloccato evidentemente sul piano emotivo. Galvano non riesce a contenere l'azione di Nardiello. Buono ancora questo sinistro di Nardiello, insiste Nardiello, Galvano è alle corde, costretto a subire l'azione di Nardiello. Galvano lavora anche al corpo, Nardiello. Siamo quasi alla conclusione della seconda ripresa. Ancora il destro di Nardiello, mentre Galvano ha un taglio abbastanza evidente all'arcata sopraccigliare destra. E finisce il round, sentiremo l'angolo di Nardiello. Abbiamo sentito prima Galvano, sentiremo ora Nardiello con Arcari. Non fare cagate, non fare strada, dammi a me il congelo del bene, fai quello che devi fare e basta, prendi la misura con quella mano davanti che c'è, prendi con la mano davanti la misura, quindi. Tranquillo, non ci sono problemi, se tu fai così non ci sono problemi, è peggio di ieri, porto Dio. Due stagioni. Senti. O mi dai a mettere, se non me ne vado. E finiamo il discorso. Devi fare. Balanić ha riproposto il sinistro dritto, preciso, messo a segno da Nardiello, che ha scosso Galvano. Una ripetizione di quel pugno molto chiara che Galvano ha accusato. Quindi anche seconda ripresa a favore di Vincenzo Nardiello. Sul piano tattico sempre Nardiello che viene avanti a cercare l'avversario, gli gira attorno Galvano. Galvano è stato spesso molto abile proprio in questo gioco, girare attorno all'avversario, tenerlo a distanza con il jab sinistro. Molto spesso doppiava Galvano col destro, cercando proprio col destro di sfruttare tutta la sua efficacia. Stasera sinora non si è visto questo da parte di Galvano, piuttosto lento, impacciato anche, dobbiamo dire, quasi bloccato psicologicamente. Galvano nelle prime due riprese ha in pratica subito l'azione martellante di Nardiello. Un po' più mobile di gambe ora Galvano. Sta lavorando un po' di più col jab sinistro, Galvano è andato a segno anche col destro. Poi vedete come accorcia la distanza Nardiello, lavora ancora Nardiello con Galvano alle corde. Respira bocca aperta Galvano. Cerca di aprirsi la strada col jab destro Nardiello per poi scaricare il sinistro. Attacca ancora Nardiello col sinistro dritto, è entrato nella guardia di Galvano e Nardiello ha una discreta potenza nelle sue braccia. E infatti delle 24 vittorie 13 le ha ottenute prima del limite Nardiello. Galvano fa male a dare troppo spazio alle iniziative dell'avversario, dovrebbe anticiparlo di più, non aspettarlo come fa adesso, vedete. È finita la ripresa.
Anche questa ripresa per Nardiello. E sentiamo nuovamente l'angolo di Galvano. Il match si vince, tu sei più forte, non c'è nessuno davanti. Il discorso è questo, non ti devi fermare per evitare il danno della ferita. Sì. Non ti devi fermare solo per quel motivo. Okay. Poi vediamo a lungo andà. Il discorso è questo, lo devi sempre anticipare. Se vi avvicino gli metti il destro, se no solo con i sinistri a distanza. Lui non riesce a coordinarsi quando tu gli metti il sinistro davanti. Ma da là che metti in calcio destro. Quando vi avvicino devi aprire, ma hai rotto le mani a me. Devi allargare quei ganci larghi venendo di qua. Ma non la doveri mai. Quando ti stai. Ha visto quando vai alle corde? Vieni del tipo un calcio largo. Avete sentito gli incitamenti all'angolo per Mauro Galvano. Dobbiamo dire che il match è molto duro per Galvano. Balani ci sta riproponendo queste fasi rallentate. E il match è molto caldo, buon inizio, possiamo tornare ecco appunto in diretta con le immagini, buon inizio di Nardiello e ripetiamo un Galvano ancora bloccato e sinora Nardiello ha vinto tutte le riprese, Galvano non è ancora riuscito a trovare il modo di fermare l'azione dell'avversario. Galvano è sicuramente preoccupato per la ferita all'arcata sopraccigliare destra, il che un po' lo condiziona, ma indubbiamente dobbiamo dire che Nardiello sta rendendo al massimo delle sue possibilità, Galvano sembra indubbiamente al di sotto di quello che abbiamo visto in altre occasioni, ad esempio contro Matteoni o prima ancora contro Keylor. L'iniziativa è sempre di Nardiello che viene avanti. Destro ingancio di Nardiello è andato a segno al volto. Prova il destro Galvano, parzialmente a segno. Assiste Nardiello sempre all'attacco, il lavoro di sbarramento di Galvano con i jab, con i diretti sia di sinistro che di destro non è molto efficace. Ora Nardiello costretto ad arretrare, Galvano ha subito un altro diretto al volto, poi lega Galvano cercando di guadagnare qualche secondo per recuperare. Vedete Nardiello piantato a centro ring, solido sulle gambe, cercare l'avversario, il sinistro, il montante di Nardiello, poi la buona risposta di Mauro Galvano. Attacca ancora Nardiello e mette alle corde Galvano. Finisce il round, sinora il match è molto corretto. Ed eccoci ancora coi dialoghi dell'intervallo, l'angolo di Nardiello, eccolo. Ma lui stare bravo, non infilare nessuno, devi fare 12. Non giocare. È bene che le fai 12. È bene, è giocare. Vai più bene. Aspetta. Sei più forte, fisicamente sei più forte. Non con me. Il giuramento è fare quello che stai facendo. Perfetto, sì. All'angolo di Nardiello c'è, ripetiamo, Bruno Arcari e c'è Raffaele Nardiello, cioè il padre del pugile, colui che è stato il maestro per tanti anni di Galvano. Ecco, rivediamo qualche fase del round appena terminato. Vedete Galvano che prova i suoi colpi, soprattutto diretti, va per linee interne e Galvano. Comunque queste prime quattro sono state
tutte per Nardiello, in modo evidente le prime tre, più equilibrata la quarta ripresa. Comunque l'iniziativa è sempre di Nardiello. Galvano ancora non è riuscito a trovare un motivo tecnico valido per frenare l'azione dell'avversario. Attacca ancora Nardiello, è molto deciso Nardiello. Cambio a corta distanza in cui entrambi sono andati a segno, c'è stata anche qualche piccola irregolarità che l'arbitro ha subito sottolineato con un richiamo verbale ai due pugili. Poi il sinistro di Nardiello parzialmente a segno e continua senza pause la pressione di Nardiello. Sanguina anche all'arcata sopraccigliare sinistra Galvano, ha preso molti colpi. Destro ancora di Nardiello, ingancio, è andato a segno al volto. Attacca Nardiello con Galvano alle corde. Stiamo aspettando la reazione d'orgoglio di Galvano, ma sinora il pugile di Fiumicino ha fatto poco. Il sinistro di Nardiello, ora a due mani Nardiello. Mezzo minuto alla conclusione del quinto round, colpito dopo il break Galvano, e subito alla ripresa ecco Nardiello incalzare l'avversario, risponde bene stavolta Galvano, poi un destro di Nardiello al volto, ingancio, è una maschera di sangue Mauro Galvano, appare anche sfiduciato Galvano, sta subendo una dura lezione Galvano, più lucido, più aggressivo, più determinato Nardiello, e appare anche lento di braccia Mauro Galvano. È finita la ripresa, una ripresa molto dura per Nardiello. Dobbiamo dire che questo match sta mostrando un Nardiello come lo si conosceva, cioè molto determinato, molto aggressivo, sempre all'attacco, efficace nei colpi. E invece abbiamo un Galvano in serata indubbiamente non buona. Sicuramente sul piano emotivo Galvano è rimasto bloccato e non è riuscito sinora a trovare sul piano tecnico quel qualcosa che gli consentisse di fermare l'avversario. Iannilli. Lui solamente col sinistro, Galvani dovrebbe vincere solamente col sinistro, perché c'è un sinistro meraviglioso, ma ne tira solamente uno, ogni ripresa tira un sinistro, perché sennò non potrebbe vincere questo qua. Certo, infatti è vero. La base principale è il sinistro. È quello che abbiamo detto anche noi prima, cioè il jab, il lavoro di sbarramento. Avete visto Iannilli che si è seduto, è venuto a farci questa considerazione. Ma Galvano non riesce a portare i suoi colpi, sta subendo l'azione di Nardiello, quel bel jab sinistro che aveva fatto in molti match la fortuna di Galvano stasera non si vede. Cinque riprese tutte per Nardiello, questa è la nostra valutazione. Credo che non ci siano dubbi a questo proposito, le immagini che vi giungono sono abbastanza chiare, abbastanza eloquenti, sempre all'attacco Nardiello, lo sta facendo con molta pacatezza e abbastanza riflessivo stasera Nardiello.
Buono il sinistro messo a segno ora da Galvano. Ancora il destro di Nardiello, il quale, come abbiamo già detto, si prepara spesso la strada al sinistro. Nardiello. Un po' rallentato il ritmo in questo round Nardiello, Galvano non ne approfitta comunque, lavora col jab destro Nardiello andando spesso a segno, entrando nella guardia di Galvano, Galvano spento. La nostra interpretazione nella tattica passiva di Galvano è che appunto sul piano emotivo il pugile di Fiumicino abbia sentito di più il match e sia rimasto bloccato proprio e non riesca ad esprimersi. Nardiello sta rischiando poco, controlla l'avversario e non approfitta queste sue pause della sesta ripresa. E finisce il round con i due impegnati in uno scambio confuso a corta distanza. E sentiamo ancora l'angolo di Galvano. Oh, devi farlo te il match, Mauro. Lui non deve farti un cazzo. Perché qua l'attacchi te, sei più forte te. Devi pensare qua. State un po' fermi, per favore. Devi pensare a bloccare i colpi suoi. Ma non te devi fermare. Se non attacca, c'è niente da fare. Lo devi anticipare tu, sempre tu. Hai capito? Lo devi anticipare sempre. Vedi che ogni volta che lo anticipi, fai quello che vuoi. Il match lo devi fare te. Il match lo devi fare te, no, lo devi sempre anticipare, lui non deve fare niente, Mauro, capito? Se può vincere sto match. Po', per favore. Lo devi fare tu. I secondi all'angolo appunto sottolineavano a Galvano la necessità di anticipare le azioni di Nardiello. Troppo passivo, come dicevamo prima, il pugile di Fiumicino aspetta troppo l'azione di Nardiello e non riesce poi a replicare in maniera efficace. Intanto, dopo sei riprese, il vantaggio di Nardiello, siamo quindi a metà match, è già abbastanza consistente. E giustamente sottolineava Viligiardi che se non si attacca non si vince. Ancora segno Nardiello col suo sinistro in questi primi scambi del settimo round. Tocca col destro Galvano dalla distanza. Ancora il sinistro di Galvano in jab, non sono colpi però molto importanti. Buona serie messa a segno al volto da parte di Nardiello, attacca, insiste Nardiello, alle corde Galvano risponde con una serie al corpo. Metti a destra Mauro, vai te avanti. Buono questo destro dritto di Galvano. Viene sempre avanti Nardiello. Sinistro di Nardiello. Viene via Galvano, lento anche di braccia Galvano,
Tardiello di tanto in tanto riesce a fermare il pugile di Fiumicino e quindi fa partire i suoi colpi. Si sono scontrati e col capo Nardiello ha toccato al volto Galvano. Sempre all'attacco, vedete, Nardiello cerca di accorciare la distanza, soprattutto di mettere alle corde Galvano per poter scaricare quindi i suoi colpi a due mani. Sinistro di Nardiello, ma è finito sui guantoni di Galvano, arretra Galvano. Dopo un inutile testa a testa a corta distanza è scattato il break di Ciminale. Ora col destro Nardiello, poi porta il sinistro e quindi un gancio destro di Nardiello a segno in chiusura di round. Il match va avanti sulla stessa linea delle precedenti riprese. Anche in questa settima ripresa Nardiello ha insistito nella sua pressione sull'avversario. Nardiello sta mostrando una buona continuità e ecco, vedete, Nardiello, dobbiamo dire che Nardiello sta conducendo anche sul piano tattico un ottimo match, è molto determinato ma anche molto riflessivo, non si lascia andare ad azioni scomposte e avventate. Il match sul piano dello spettacolo ha perso un pochino, dobbiamo dire, c'è stata qualche fiammata nelle prime riprese, poi si è assestato nella sua monotonia tattica, possiamo dire così, e si va avanti senza grandi emozioni. Chi sta mancando è soprattutto Galvano. Questa è l'ottava ripresa. Galvano deve dare veramente tutto quanto può. Vedete che l'azione di Nardiello è incessante. Porta un gran numero di colpi Nardiello. Galvano aspetta troppo, non riesce ad anticipare l'azione di Nardiello. Prova il sinistro, poi il destro, Galvano attacca, ora Galvano è alle corde Nardiello, ma si difende abbastanza bene, gira l'avversario, lo fa in maniera anche irregolare, vedete l'arbitro Ciminale che mima appunto con le braccia l'irregolarità commessa da Nardiello. Il destro di Nardiello è andato a segno ora con precisione, attacca sempre Nardiello. Galvano aveva portato un destro, è andato a segno al volto, ma il numero di colpi di Galvano è nettamente inferiore a quello di Nardiello. Nardiello cerca sempre di caricare il sinistro, è il colpo nel quale ha maggiore efficacia. Una condotta troppo passiva da parte di Galvano. Ci pare che sinora Galvano non abbia vinto una ripresa. Ha toccato
Galvano al volto, ma sono colpi isolati. Poi risponde subito Nardiello, che attacca con grande determinazione. Galvano all'angolo riesce ad evitare parzialmente i colpi di Nardiello. È finito il round e sentiamo ancora l'angolo. Galvano, tutta sta gente che stai a perdere, te devi andare a fare, devi fare. Oh, ma che cazzo è? Te devi andare a fare, Mauro, guarda me faccio, lo devi scrivere il match, lo devi fare te, lo devi fare, non ti devi fermare sui colpi, lo devi sempre anticipare a te. Quando vai avanti, faccio deciso con gli spostamenti in avanti, sinistro, sinistro, destro, senza rimanere sui colpi. Minimo devi portare 3-4 colpi. Il maestro Piatti, avete sentito, ha in pratica ripetuto quanto aveva detto nei precedenti round a Galvano. La realtà è che Galvano non riesce proprio a dare una svolta al match, mentre Balani ci manda questo ralenti con immagini dall'alto riprese dalla telecamera posta sopra il ring. Un peccato che Galvano sia mancato sul piano della battaglia. Il pubblico cerca di sostenere con cori di incitamento Galvano. Vediamo se il pugile di Fiumicino riesce in questo finale a cambiare, o perlomeno ci prova a cambiare, una situazione che per lui è nettamente sfavorevole. Sempre Nardiello all'attacco, buono questo destro di Galvano in uscita. Tocca col destro, prima Nardiello, poi Galvano. Fa troppo poco Galvano e vedete invece Nardiello che va a segno con i suoi colpi, anche se stavolta non erano molto precisi, molto efficaci. Buono il lavoro col jab destro da parte di Nardiello, il pugile con i pantaloncini azzurri. Attacca Nardiello, serie di ganci alle corde, Galvano è costretto a legare. Avete visto questa immagine, questa inquadratura era significativa, Galvano che legava proprio per bloccare così l'azione dell'avversario. Cerca di prendere l'iniziativa, almeno sembra dare questa sensazione Galvano. Svuotato Galvano sul piano della potenza, i suoi colpi sono lenti e non sembrano comunque produrre effetti quando vanno a segno, nel senso che Nardiello li incassa con grande disinvoltura. E finisce il round su questa serie di colpi messi a segno da Nardiello. Indubbiamente c'è da parte di Galvano molta freddezza. Sentiamo ora l'angolo di Nardiello. Se è attaccato non fa niente, non riesce a concludere niente. Se ti fai attaccare, ti frega. E Arcari che parla. Quando sta alle corde, voglio
quando sale corto, quel giochetto elegante. Destra, sinistra e porta a sinistro. E pisce un gancio. Hai capito il discorso? Non voglio che lo fai lavorare lui. Devi lavorare te. Sì. Hai capito? Sì, solo ma... Non mi così dalla fine. Io vado giusto, cioè, lui viene avanti. Mancano tre. Perciò non ti nervosire. Respira lui, via. Ben diversa è la musica all'angolo di Nardiello. Avete sentito un Arcari molto calmo, molto pacato, così come il padre di Nardiello, Raffaele. Sanno che il loro pugile è in vantaggio. Siamo alla decima ripresa, con Nardiello in netto vantaggio e con un Galvano che non dà la dimostrazione di avere possibilità di recuperare lo svantaggio che ha accumulato in tutte queste riprese. Deve veramente a questo punto Galvano giocare tutto per tutto in queste ultime riprese. Non riesce poi Galvano a concretizzare la sua azione. Tocca ora a Luca Galvano, scuote il capo Nardiello. Molto confuso il match in queste fasi. Ecco Nardiello ora tentare su colpi a due mani. C'è stata una buona risposta col gancio sinistro largo da parte di Nardiello, di Galvano. I colpi dritti Galvano, era andato a segno, subito è scattata la risposta di Nardiello. Appare più fresco Nardiello rispetto a Galvano in questo finale. Vedete ancora Nardiello che va all'attacco, poi buona risposta di Galvano con colpi dritti, ma solo 1-2 a segno. Il sinistro di Galvano su Nardiello che attaccava è andato a segno. Confusa questa fase in corpo a corpo, legano entrambi, dobbiamo dire. Poi il gancio destro di Galvano e quindi il destro di Nardiello. Prova ad attaccare Galvano. Sinistro di Nardiello, il destro in gancio di Galvano, poi il sinistro di Galvano, due colpi precisi messi a segno dal pugile di Fiumicino. Appare ora un po' di decisione, di aggressività da parte di Galvano in questo finale di round. I primi colpi messi a segno con grande determinazione da Galvano li abbiamo visti in questo finale del decimo round. Un decimo round molto combattuto, più equilibrato dobbiamo dire rispetto ai precedenti. Si è visto un Galvano che ha cercato di prendere anche l'iniziativa. Ecco, rivediamo, Balani ci fa rivedere qualche fase di questo round. Il destro di Nardiello, un destro dritto preciso al volto e poi anche il sinistro a segno, sono i due colpi che avevamo segnalato prima. Una reazione si è avuta quindi in questa decima ripresa da parte di Galvano. C'è da dire a questo punto peccato che non sia peccato per lo spettacolo naturalmente, che non sia venuto prima questo impegno sul piano proprio della determinazione da parte di Galvano e che abbia atteso troppo. Siamo ormai alle ultime due riprese, questa è l'undicesima. Si apre con un Nardiello che cerca subito l'avversario. Attacca ancora Nardiello, ha toccato col sinistro.
risposto bene col destro Galvano, tocca ancora col destro Galvano, poi destro sinistro di Nardiello. Destro dritto lungo, via! E sinistro! Attacca Galvano, tocca col destro Galvano. Sta facendo ora Galvano quello che avrebbe dovuto fare già da prima. Intanto vedete un richiamo agli angoli da parte di Ciminale. Di equilibrato in queste ultime riprese il match, all'attacco Galvano. Parte ancora l'azione di Nardiello che col sinistro ha toccato al volto con precisione, costretto alle corde Galvano subisce l'azione al corpo a due mani da parte di Nardiello. Si è acceso il match in queste ultime riprese. È troppo stanco Galvano. Il sinistro di Nardiello aveva iniziato bene il round, poi vedete il ritorno di Nardiello. Cerca ancora l'iniziativa Galvano. Troppo poco comunque per Galvano. Attacca Nardiello, va a segno col suo sinistro, poi buona reazione, due colpi dritti di Galvano hanno centrato il volto di Nardiello. Indubbiamente una delle riprese più belle questa sul piano della combattività, perché Galvano anche sul piano dell'efficacia dei colpi e del numero dei colpi è riuscito a tenere testa al suo avversario. È stata indubbiamente forse la ripresa che Galvano ha disputato con maggior vigore agonistico. Sentiamo l'angolo di Galvano. Bisogna che vai vicino e porti sti destri. Mauro, se prendi il colpo ne devi mettere tre, devi lavorare in serie, lui non deve fare più niente se può vincere sto match. È l'ultima ripresa, devi dar tutto. Sì. Ti metti al centro del ring e lo anticipi sempre tu. Devi anticipare te. Non rimanere sui colpi adesso, perché la stanchezza ti porta a rimanere sui colpi e ti doppia sopra. Devi portare tre colpi, alzi le mani e ricominci. Tre colpi, alzi le mani e ricominci. Questo non ce la fa più, devi affogarlo. Finire. C'era molta concitazione all'angolo di Galvano. Nella nostra valutazione Galvano è in netto svantaggio. Nardiello ha, a nostro parere, parecchi punti di vantaggio. Si gioca tutto in questa ripresa Galvano, ma deve veramente compiere un miracolo. Cerca di prendere l'iniziativa Galvano, prova il destro, va a segno. Gli gira attorno ora a Nardiello, si sono invertiti i ruoli. Attacca Galvano. Ripetiamo, fa adesso quello che avrebbe dovuto fare sin dall'inizio. Destro di Galvano, preciso al volto. Uno dei colpi più efficaci messi a segno in tutto il match da parte di Galvano. Sospensione di qualche istante del match perché si era allentato il cerotto di un guantone, del guantone sinistro per l'esattezza, di Nardiello. Riprende il match.
sono colpiti entrambi, attacca Galvano. Il pubblico del Palaghiaccio di Merino è elettrizzato in queste ultime fasi, segue con grande partecipazione il combattimento. Attacca Galvano, subendo anche l'azione di Nardiello, ormai corre tutti i rischi. Galvano che viene richiamato ufficialmente perché ha colpito dopo il break dell'arbitro, quindi richiamo ufficiale per Galvano. Bella reazione di Nardiello, attaccato da Galvano, cerca di dare spettacolo, vedete Nardiello. Il match è ormai alla conclusione. Attacca ancora Nardiello, che dà una dimostrazione di grande preparazione e comunque di grande ardore agonistico. Il suo temperamento è notevole. E siamo all'ultimo mezzo minuto di questo campionato europeo dei supermedi, titolo vacante, ripetiamo. Nardiello sempre all'attacco, ha iniziato all'attacco, chiude all'attacco il combattimento. Fermo Galvano, subisce due colpi di Nardiello che ha anticipato la sua azione. Sta alle corde Galvano, lo aspetta. Un invito di Ciminale all'angolo. E finisce il combattimento, vedete Nardiello che si lascia andare ad un gesto nervoso, sfoga tutta la sua rabbia. Nardiello che si sente giustamente vincitore, ha sicuramente vinto il match. Marcatino! Che sale sulle corde e si rivolge al pubblico. Ha vinto nettamente il combattimento Nardiello. Vedete l'aria desolata e sconsolata di Mauro Galvano mentre parte il rallenti dell'ultima ripresa. Intanto amici, prima di lasciarvi vogliamo dedicare qualche secondo del nostro lavoro ad un compagno che ci ha seguito in molti impegni nel nostro lavoro. Eccolo qua, Elio Argalia. Consentiteci questi attimi di distrazione rispetto all'avvenimento che stiamo seguendo. Elio Argalia domani va in pensione, chiude il suo lavoro con la RAI. È stato un compagno di lavoro molto caro, molto professionale, dotato di grande generosità e dedizione. Non possiamo che dirne bene, siccome è un compagno che sul piano del lavoro ci lascia, non certamente dell'affetto, abbiamo voluto dedicargli questo spazio che crediamo meritato. Scusateci per questa riflessione amichevole nei confronti del nostro compagno di lavoro Elio Argalia. Grazie Elio e veniamo, concludiamo con questo campionato europeo dei supermedi che Nardiello ha stravinto. Aspettiamo ovviamente il verdetto, ma non ci possono essere dubbi. Si abbracciano intanto i due rivali. È finita come sempre nel pugilato con un abbraccio. C'erano state, l'abbiamo detto prima, molte polemiche, ma alla fine tutto si è chiuso con un abbraccio. Nardiello ha meritato il successo per la sua maggior determinazione, la sua continuità d'azione, è lui che ha fatto il match, è lui che ha portato i colpi più importanti, più significativi. Un Galvano deludente, forse, ripetiamo, possiamo pensare che Galvano sia stato bloccato sul piano psicologico e non abbia potuto esprimere il suo valore. Vedete Ernesto Sabati
degli Azzurri d'Italia, che consegnerà un trofeo al vincitore. Eccoci al verdetto, l'arbitro Ciminale, 4 punti dell'arbitro per Nardiello, scarso il giudice, 5 punti il secondo giudice per scarso Ceccarini, 5 punti anche il terzo componente della giuria per Nardiello, ci stanno tutti, 5 punti per Vincenzo Nardiello, che quindi è il nuovo campione europeo dei supermedi. Prossimo appuntamento col pugilato Rai domani su Rai 3 alle 15.15, vi presenteremo un titolo italiano, Ciaramitaro Nuccio, titolo italiano dei Paesi Gallo, e quindi il 10 dicembre da Capo d'Orlando, Cappai Zoff, titolo dei Piuma, e vedete Nardiello con le braccia sollevate in segno di vittoria. Queste sono le ultime immagini che Nazareno Balani ci manda. Amici Arcari affronta